Visto che siamo in tema Pasqua, rimaniamo con la preparazione delle uova. Faremo le uova della nazionale italiana. Per alcuni trucchetti vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nome Chef Davide Nanni. Questa sera andremo a fare le uova della nazionale, visto che Pasqua rimaniamo in tema uova. E ci occorreranno dei boulavant, che ovviamente in tanti conoscerete, sono fatti con la pasta sfoglia, poi se volete qualche giorno facciamo anche quelli. E l'arapa rossa. Un impasto con tonno e maionese, il classico che si usa a Pasqua, e qui sto usando delle foglie di bieta. Seguite bene perché vi farò vedere tutto. La prima cosa che faremo, andiamo a cuocere le uova sode. Quindi acqua fredda, accendete il fuoco e appena bolle contate 8 minuti. In quest'altra pentola andiamo a calare la nostra bieta e facciamola cuocere non più di 1 minuto e mezzo. Ok, la nostra bieta è pronta, le nostre uova stanno cuocendo, andiamo avanti. Questi sono tutti i trucchetti. Andiamo avanti. In questo contenitore andiamo ad aggiungere circa 400 ml di acqua fredda, tenuta in congelatore possibilmente. Mettiamo i spinaci dentro così andiamo quasi ad estrarre la clorofilla e 2 cucchiai d'aceto. Ok, ora andiamo a frullare tutto. Guardate com'è bello verde e lo teniamo da parte. Adesso facciamo la stessa cosa con l'arapa rossa. Quindi arapa rossa, acqua, 2 cucchiai d'aceto, a frullare tutto. Ok, i nostri 2 composti sono pronti, attendiamo che siano pronte le uova. Ok, sono trascorsi i nostri 8 minuti, adesso andiamo a freddare le uova con l'acqua fredda. Ok, le nostre uova sono pronte e fredde, adesso le andiamo a sgusciare. Ok, le nostre uova sono sbucciate, andiamo avanti. Diamo una girata al nostro composto e andiamo ad immergere un uovo dentro al nostro composto di bieta e un uovo dentro la nostra rapa rossa e li lasciamo qui per circa un quarto d'ora. Ok, le nostre uova sono pronte, vedete? Questa ha assorbito il rosso della rapa, questa ha assorbito il verde degli spinaci, ho lasciato anche qualche pezzetto perché è più gradevole. Qui abbiamo fatto semplicemente, come vi ho detto prima, maionese e tonno con un pizzico di pepe. Andiamo a mettere all'interno dei nostri boulevard la maionese, andiamo a formare la nostra bandiera italiana. Quindi uovo verde, uovo bianco e il nostro ovetto rosso, una macinata di pepe e un bel goccio d'olio d'oliva. In tanti mi direte: ma tutto questo lavoro per fare non possiamo usare il colorante e sprecare meno roba? No, perché il colorante fa, diciamo, male. E questa roba la potete riutilizzare per fare un bel risotto, potete utilizzarla, non lo so, la mettete dentro il brodo, gli spinaci, quindi non andiamo a buttare nulla. Ecco a voi le nostre uova. Un bacio a tutti.